Tiziano Brintastoli, faccio parte della società agricola Brintastoli situata a Castelguelfo di Bologna. Produciamo latte alimentare destinato anche alla produzione di squacquerone. Lavoriamo circa 400 ettari di terra, tutto destinato a seminativo e poi verrà trasformato appunto in stalla per la produzione di latte. In stalla abbiamo circa 270 capi in lattazione per un totale, compresa la rimonta, di 530 più o meno animali. L'azienda nasce più di 50 anni fa da mio nonno Augusto, poi è stata passata ai figli Matteo, Stefano e Bruno. L'ultima generazione è subentrata, siamo io e mio cugino Emanuele. In azienda abbiamo circa 15 mezzi, di cui due telescopici. L'ultimo acquistato è il Power X2 60 quintali 9 metri. Questo telescopico, rispetto ad altri modelli, cerca di evolversi un po' nella tipologia di mezzo, avvicinandosi sempre di più a un trattore agricolo, quindi per esempio cercando di arrivare a delle velocità stradali soprattutto che raggiungono i 50-52 km orari. Questo permette un migliore spostamento per strada. Oltre a quello abbiamo un plus che è quello dell'ammortizzatore, che appunto permette alla macchina di assorbire molto di più i colpi stradali ma anche nel campo. Utilizziamo i telescopici in azienda per appunto funzioni legate alla stalla soprattutto, quindi spostamento balloni di fieno e paglia, e svuotamento lettiere, spostamento delle azioni appunto solide e tutto quello che ne concerne. Per fare ciò utilizziamo anche delle attrezzature particolari che servono per slegare corde dai balloni e anche per spostare pile di balloni anche a 4 alla volta. In particolar modo questa macchina è consigliata soprattutto ad aziende che devono fare molti spostamenti stradali, quindi che hanno magari aziende spostate in più posti lontani, e ad aziende anche zootecniche che devono avere una buona trasmissione con una buona spinta che quindi aiuti il lavoro e il comfort dell'operatore. Per affrontare le sfide del futuro bisogna provare di stare al passo con i tempi e quindi cercare nel miglior modo possibile di rinnovare il parco macchine e quindi di conseguenza avere macchine sempre più performanti che ti permettano di lavorare nel miglior modo possibile, nei miglior tempi possibili, visto anche le condizioni climatiche in continui cambiamenti e le nuove normative che ti vincoleranno sempre di più a essere più performante.